Bentornati leaders, come state oggi? Tutto bene? Spero proprio di sì, come dico e faccio sempre. Allora, oggi incontriamo una nostra vecchia amica, una nostra vecchia autrice che ha scritto qualche tempo fa una trilogia poetica chiamata Perielio, di cui abbiamo già abbondantemente parlato, e che oggi ci propone un romanzo, in realtà un romanzo molto forte, un romanzo che parla di donne, che è in crowdfunding, ovvero in preordine, quindi vi consiglio di andarlo subito a vedere, dopo vi lascerò la pagina dove poterlo cercare. È un libro molto interessante. Che cosa significa crowdfunding? Mi chiedete? Certo, in preordine, quindi voi lo ordinate e dopo un tot numero di ordinazioni arriverà il libro che verrà pubblicato con book a book. Allora, che cosa parla? Di che cosa parla questo libro? È un libro, un romanzo molto intenso. Diciamo che Virginia ha sempre argomenti molto intensi. E scrive perché ha sempre qualcosa da dire e vuole dire qualcosa. Quindi già questo è bello, la sua scrittura poi è molto determinata, molto complessa a volte, ma è interessantissima. Parla appunto di donne nel New Jersey nel 1917 che lavorano in una fabbrica che produce orologi. Loro si occupano di verniciare, diciamo, il quadrante degli orologi, diciamo così, e stanno utilizzando un prodotto nuovo, una specie di vernice nuova, che però comincerà a fare ammalare delle donne. E da qui partirà il libro, che non vi voglio svelare nulla, naturalmente, di cui non vi voglio svelare nulla. Partirà questa determinazione, questa forza, questa caparbietà delle donne che vogliono far vedere i propri diritti e vogliono vedere voi cosa vorranno. Comunque un libro di donne, che parla di donne, della forza delle donne, della capacità delle donne e dei loro diritti. Un modo, diciamo, di comunicare diretto quello di cui hanno bisogno, ma di quello di cui devono aver bisogno. Un romanzo che si chiama Le ragazze fantasma e da qui già fa capire quanto è intenso il messaggio che vuole mandare Virginia, che deve arrivare. E vi consiglio fortemente di leggere, di ordinare questo libro perché è qualcosa che arriva diretto, come dico sempre, e di cui dobbiamo parlare. Il coraggio delle donne, la forza delle donne, ma anche i diritti che hanno le donne, oltre ai mille doveri che ci si aspetta sempre, anche i tanti diritti che hanno le donne, tanti diritti che hanno i lavoratori, tanti diritti che hanno le donne lavoratrici, sempre messe in secondo punto, sempre messe in secondo posto, come se tutto fosse dovuto. In realtà no, e questo libro, che ripeto, è ambientato nel New Jersey nel 1917, quindi un periodo molto complicato, delle prime 900, dove la donna ancora viene vista con un occhio aperto e uno chiuso, diciamo così. Potrà farci aprire un mondo e potrà far aprire tantissimi discorsi, tantissimi commenti che si va a mettere sotto al video e che ha veramente qualcosa da dire, come fa sempre Virginia. Lei scrive per avere qualcosa da dire. Perciò vi ripeto, Le ragazze fantasma, book a book in preordine. Ora vi lascio di nuovo, anzi, ora vi lascio dove andarla a cercare e fatemi sapere se lo farete, se vi piace il libro. Intanto grazie Virginia e aspettiamo tantissime altre due cose. Spero che vada benissimo anche questo romanzo. A presto!